Il destino è crudele e alle volte anche ironico. In teoria questo video qua non dovevo registrarlo, però poi sono andato per sbaglio da questa parte e ho incontrato Rocket che mi sfida come rivale, no? Questo Dragon Ball Eta qua non dovrebbe farmi nulla, in teoria. Ok, vai giù, ti prego, vai giù, ti prego. No, figa incolume perché è di livello altissimo. Se almeno mi fossi allenato i Pokémon, non sarei qua ad affrontarlo con quattro Pokémon, John Frog e quell'altro che in teoria non dovrebbero combattere. Picchiaduro. Oh Cristo, non gli faccio nulla, non ci voglio credere. È imbattibile sto coso, è ufficialmente imbattibile. Forza! No! No, 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 no,
Cioè, io non ci voglio credere che sta succedendo davvero, raga. Cioè, non posso davvero essere aperto. Cioè. Sta finendo davvero così? Ma che roba, spero io. Destino obbligato, è morto Trottola. Sono morti sia Adamo Buono che Trottola, il nostro starter. E sono morti così, in un video che non doveva esserci. Cioè, questo episodio era iniziato quasi per scherzo, no? Gli scherzi del gioco. Ragazzi, stop e riprendo fra 2 giorni anche per un bisogno di recuperare psicologicamente. Signori miei, purtroppo questo episodio è iniziato davvero male, lo so e sono davvero addolorato per le 2 morti che abbiamo subito, perciò vi invito a lasciare un bel mi piace e a soprattutto, cosa importantissima, a scrivere un commento qua sotto facendo un commento, un hashtag per diciamo commemorare Trottola e Adamo Buono che sono morti in una maniera così stupida. Quindi hashtag pray for Trottola e pray for Adamo Buono, secondo me può andare bene. E voglio davvero più che like in questo episodio, voglio i commenti, tanti tanti commenti per commemorare i nostri 2 capisaldi del team che purtroppo ci hanno lasciato. Detto ciò, signori miei, volgiamo le spalle al passato e andiamo subito a vedere la nuova squadra. Nuova squadra che è composta da Lunala, B-Sharp, al quale non ho dato il soprannome, adesso taglio e lo vado a mettere perché è un safe state questo, Cynthia, Mewtwo, John Frog e Sharpedo. Detto ciò, i moveset dopo ve li faccio vedere, ora taglio un secondo dopo 1 minuto di episodio e vado a dare il soprannome a loro. Ok ragazzi, rieccomi tornato, ho messo i soprannomi ma tanto voi li vedete già in sidebar, comunque sono Diagonal per B-Sharp perché mi ricorda personalmente un alfiere della scacchiera e quindi per chi è appassionato, comunque per chi conosce il gioco degli scacchi, l'alfiere si può muovere solo in diagonale, mentre invece, che non si dice mentre invece ma vabbè, Sharpedo l'ho rinominato Game Shark. Ora, per chi non lo sapesse, il Game Shark sono praticamente i cheat che si avevano quando si giocava a Pokémon dalle prime generazioni fino alla terza, mentre adesso è stato sostituito prevalentemente dall'Action Replay. Comunque, mentre mi avvio verso il percorso 14, perché sì, in questo episodio andremo a visitare il percorso 14 e non andremo avanti nella trama, vi dico un paio di cose. La prima è che tecnicamente Lunala, ossia Lunaton, ossia questo, non sarebbe dovuto entrare in team perché, come mi avete fatto giustamente notare, o meglio è stato un'ora, non so, tra l'altro lo scorso episodio è andato davvero bene, signori miei, quindi vi ringrazio. Uno di voi mi ha fatto notare che effettivamente il luogo dove ho catturato Lunala, ossia il Monte Antipodi, è lo stesso in cui ho catturato B-Sharp, ossia Monte Antipodi appunto. Però siccome l'ho scoperto già che l'avevo allenato e quindi mi sembrava, cioè sostanzialmente raga, non avevo sbatti, ok? Non avevo sbatti di proseguire, cioè di prendere un altro Pokémon e di allenarlo, no? Allora cosa ho pensato di fare? Ho pensato che mi eviterò la cattura alla Baia Spiralia e così almeno pareggeremo un po' i conti. Non la farò la cattura alla Baia Spiralia che tra l'altro ho esplorato per cavoli miei per allenarmi battendo gli allenatori. In secondo luogo, volevo dirvi che alla fine di questo episodio, ora faremo la cattura qui sul percorso 14, ma alla fine di questo episodio, oltre ad evolvere Panzer con la pietra focaia,
che andrò a prendere al Pokémon World Tournament, perché sì, in questo caso ho deciso di farla a fine video e sì, mi sono accorto benissimo che è un altro leggendario quello contro cui sto lottando, ma dettagli. Appunto, a fine video, oltre a vedere l'evoluzione di Panzer, vedrete anche la cattura a Spiralia, cioè che è diversa dalla Baia Spiralia, e quindi lì la cattura ce la faccio. Comunque, torniamo alla nostra battaglia, che è importante. Allora, questo Tondurus mi sta poco simpatico, sarò sincero, anche perché questo farà malissimo. Aia, mi hai fatto male, sai? Allora, Zampillo, vediamo di mandarti giù. Quindi nulla, signori miei, vi invito a rispondere alla domanda del giorno nei commenti, come al solito, oltre agli hashtag che avete già dovuto lasciare, che ho detto a inizio video, e a lasciare un bel mi piace, perché, signori miei, nello scorso episodio io 100 like l'avevo quasi detto per scherzo, ma, signori miei, probabilmente ora che uscirà questo video li avremo raggiunti, e quindi, signori miei, vi sfido a raggiungerli anche questa volta, perché così almeno manteniamo un bel trend positivo della serie. No, speravo che mi curassi PS. Un'altra cosa che vi devo dire, ragazzi, sì, vi sto dicendo troppe cose, è che quest'oggi mi sono bruciacchiato la lingua mentre mangiavo al McDonald's, perché sì, oggi sono andato a mangiare al McDonald's, mi sono bruciato la lingua con le nuggets che erano troppo calde. Di conseguenza, se quest'oggi mi impappinerò per qualche motivo arcano, è dovuto sostanzialmente al fatto che ho la lingua fuori uso. Tra l'altro, signori miei, no, ok, pensavo che Lunaton avesse il Fortunuovo, invece no, ha preso solo tanti punti esperienza di suo. Sì, ho utilizzato il Fortunuovo, se non vado errando. Forse ce l'ha qualche Pokémon. Aspettate che controllo, così lo levo subito. E no, boh, non so dove sia finito il mio Fortunuovo. Vabbè, cazzo, l'ho lasciato depositato. Vabbè, tanto non ci serve per questo episodio. Allora, no, nulla, facciamo la nostra cattura. Però prima mettiamo davanti Gameshark, che è un soprannome, raga, della Madonna. Cioè, è veramente spettacolare. Ho anche delle Ultra Ball, quindi, signori miei, non vedo l'ora di scoprire che Pokémon cattureremo. Io vi ricordo che alla fine dell'episodio cattureremo Pokémon anche a Spiralia. Oddio, che schifo, mi fa un po' schifo, sinceramente. Girafarig, però, vabbè, speravo in qualcosa di meglio. Proviamo un calcio basso così per indebolirlo, proprio diretto. Non shottarlo. Oh cazzo, meno male che l'ho detto. Allora, vediamo un po'. Proviamo una Ultra Ball così diretta. Spero di prenderlo. 1, 2, 3 e sì, perfetto. Pochissimi problemi. Girafarig è nostro. Tipo... Oh 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 oh. Sandslash forma Alola. Attenzione. Al tipo di Sandslash forma Alola. E che soprannome gli possiamo dare, ragazzi? Non ne ho assolutamente idea. Una giraffa, collo lungo. Costanzo. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Costanzo, collo lungo, Costanzo, ovviamente. Per fare una bella antitesi. E nulla, ha catturato il Pokémon. Sì, fa un po' schifo, ma del resto cosa ci possiamo fare, signori miei? Proseguiamo, io sento dei rumori giù, spero di non dover tagliare perché la gente mi entra in camera. Allora, allenatrice qua, 14 sono i Pokémon che mi moriranno alla fine di questo episodio. Siamo 8 morti, me ne muoiono 6, sono 14, perfetto. Nonché i versi di un bel sonetto come si deve, ma questo non frega niente a nessuno perché siete su un canale di Pokémon, non su un canale di poesia del 1300. E quindi, questo Bulbasaur deve assolutamente morire. Questo sta cominciando a spammare il rotolamento. Figliolo, vedi di lasciarci, grazie. No. Ok, qua va a finire come non deve finire. Quindi adesso... Allora. Ok, ci siamo capiti. Pirolancio. Devi colpirlo. On disinvolta. Sì, tra l'altro l'ho tolta John Frog, on disinvolta, che ce l'aveva. Dovrei aver insegnato a John Frog pugno scarica, sì, gli ho insegnato pugno scarica. Adesso tanto poi lo vedrete, ragazzi, perché vi faccio vedere un po' di battaglie. Comunque sì, la squadra forse è leggermente overlivellata, ma signori miei, questa qua fa la battaglia a rotazione. Mi pare, Dicevo, signori miei, io non voglio assolutamente rischiare di perdere altri Pokémon, perché, signori miei, già fare un allenamento per 2 giorni è stato devastante. Sinceramente io non ci tengo. Comunque, vediamo se questa qua faceva la lotta a rotazione. Io ho controllato la triade di Pokémon che entreranno in campo nel caso e ci può stare. Ma io, se non ricordo male... No, invece no, perfetto. Vero che non la fai? Perché io non me ne sto mai zitto? Ditemi perché non me ne sto mai zitto. Tra l'altro non sono neanche Pokémon scarsi. Allora, eccolo qua. Diagonal, Gameshark e Cynthia. Allora, vi faccio vedere subito i moveset, così almeno siete felici. Di lui l'avete già visto.
Cosa potrei provare? Provo un calcio basso su Cryogonal. Foglia magica, volo, Marte, il pugno e drago artiglie. Sì, volo l'ho insegnato a lui, quindi voleremo su un alfiere. Sono le cose belle della vita. Allora, vediamo come va sto turno, io prego. Ok, perfetto, iniziamo davvero da Dio, mi dicono, dalla regia. Caduta Massi, dai, fagli male. Perché c'è una vita schifosa, raga? Qualcuno me lo può ricordare? Cosa ho fatto di... No, gran fisico, quello lì va buttato giù subito. Acrobazia. Martel, muori. Ok, mannaggia te, io me l'aspettavo, guarda. Me l'aspettavo che avrebbe retto, perché non mai... Voleva, signori miei, è andato giù tantissimo. Quanto godo, figliolo, quanto godo. Allora, calma, adesso, prima gli ho fatto calcio basso, gli ho fatto davvero poco. Ora, proviamo ad aprire quello lì, mentre su di lui, allora, se retto caduta massi potrebbe essere un tipo lotta, psico, boh, io gli provo un ventargento per il puro gusto di boostarmi le statistiche, pirolancio è molto effetto, ventargento, ok, non gli fa troppo, aerocolpo, aia, B-Sharp e 6 elettro, quindi, uccidilo, ok, perfetto, dovreste, oh, oddio raga, l'ho visto malissimo Bishop. Meno male che sto Cryogonal, grazie a lingua bruciata. Meno male che sto Cryogonal appunto deve avere dell'attacco. Cioè non deve avere attacco praticamente. Allora adesso è il turno di questo Aerodactyl, signori miei. Io presumo sia di tipo psico. Tipo vabbè, tanto lui non può attaccare. Io direi un tipo psico, quindi forse un foglia magica ti può fare male. Se no anche volante potrebbe essere, ora che ci penso. Oh, getta guscio, no! Devi buttarlo giù. Se non lo butti giù adesso è un problema. Ok, merda. Abbiamo un problema. Allora, fermi. Curiamo Diagonal, che tra l'altro non so se pronunciare Diagonal o Diagonal, ma direi Diagonal che suona davvero meglio. Prova un ventargento, devo assolutamente curarlo perché raga, se sto qua attacca mi fa un male boia, non sto scherzando, siamo a 9 minuti, quasi 10, no 10 perché c'è anche il pezzo iniziale di 2 giorni fa. E ok, perfetto, Cynthia si busta, qua se mi attacca Cynthia magari riesco a reggere. Come? Allora, cioè, perché Cynthia si è boostata, solo per quello, altrimenti era fottuta, questo, cioè, Fragor Tempo mi è andato a usare, ma scherziamo, ma come, dove siamo, una giungla, ma muorici, oddio, signori, io l'ho chiamata, L'ho chiamato, ho detto, questo se attacca a Cynthia, forse regge, e cavolo se ci ho visto giusto. Cioè, se non fosse stato per il boost con Ventargento, che vi ricordo avere tipo una cosa come 10% di probabilità, a quest'ora noi avremmo perso un altro Pokémon. E poi, cioè, e poi, il bello, no? È che la gente mi viene a dire, ma Nero 2 è facile come gioco, no? Bei cancri, no davvero, cioè proprio belli. La gente mi viene a dire, ma la quinta gen è semplice. No, le palle. Squama drago nel frattempo. Allora, andiamo a mettere un repellente perché sennò di qua ci usciamo nel 46 a.C. E sì, ne ho comprati un po' di repellenti, se non sbaglio. Guarda che Pokémon ho catturato girando per tutta Unima. Che vitalità, eh? Oh, qualcosa mi suggerisce che i Pokémon non verranno da Unima. Guarda che roba. Mentine, sì, proprio tipico di Unima. Cioè, vado al laghetto e trovo Mentine. Sempre, cioè, mi succede quasi tutte le volte. Nel frattempo si piglia l'abilità di Gameshark, che è temerarietà, che io non so cosa faccia. Dopo controllo per sicurezza. Bello, forte sto Pokémon. No, davvero devastante. Markrow, signori miei, il Pokémon preferito di Luke, se non sbaglio. Forse la prevo del Pokémon preferito di Luke. Il buon Rocket, signori miei. Passate dal suo canale. Io lo dico sempre quando lo nomino perché, signori miei, con Luke c'ho un rapporto bello. Dicevo, Luke lo conosco appunto da tantissimo tempo e vi assicuro che... Oh! Ma ti fermi!
Salutami mamma e papà. Oh, dicevo, vi assicuro che è un ragazzo che merita tantissimo, quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti, passate dal suo canale che trovate in descrizione, come dovete passare da tutti i canali che trovate in descrizione e nella lista box dei consigliati. Ah, tra l'altro, a proposito, andiamo a parlare un po' di questa cosa, probabilmente sarà anche la domanda del giorno, no? Andiamo a parlare un po' della storia dei gabbiani. Ora, non so in quanti di voi non so in quanti di voi abbiano seguito la live di qualche giorno fa. Però, qualche giorno fa, si intende giovedì, però in quella live lì insieme a Galaxy, e andate anche a passare dal suo canale, che tra l'altro troverete, probabilmente lo inserirò nella box dei consigliati, anche lui, Chris Rotazione, è uscita fuori sta cosa dei gabbiani, no? Non vi sto a spiegare come è uscita, ma voi andate in... vi lascerò la live in descrizione, voi andatela a vedere. Perché è venuto fuori sta cosa dei gabbiani, ed è successo un putiferio, signori miei, perché la gente ha cominciato a chiamare il suo proprio canale gabbiano, e adesso pare che i miei iscritti stiano cominciando a chiamarsi gabbiani. Quindi la domanda è: volete che io d'ora in poi chiami i miei iscritti gabbiani? Perché è venuta fuori sta cosa qua, che è spettacolare, perché signori miei, ha avuto un successo che non mi aspettavo. Cioè, è venuta fuori così dal nulla. Secondo me sarebbe una cosa carina affibbiare a voi questo appellativo, perché voi siete i miei gabbiani, no? Voi siete... non so come spiegarvelo. Avete presente quando sentite i gabbiani che urlano nel cielo? Ecco, siete un po' voi. Un po' voi che siete alla ricerca dei miei video, che comunque però volate in alto perché volete la qualità. Quindi secondo me ci può stare come idea. Fatemi sapere nei commenti. Ok, ammetto che questa cosa qua l'ho inventata sul momento, e quindi potrebbe essere... No, ho sbagliato. Ok, perfetto. Allora, la cosa non ha avuto ripercussioni, ma io volevo switchare, cioè tirarlo in dre. Quindi fermi tutti. Venta argenteo e giù. No, non è vero. Aia, questo fa malissimo, mi sa. No, ok, non ha fatto nulla, però no, però non puoi confondermi così, dai. Dai, dai, fai il serio, frat. No! Ho mi scriccato di nuovo! No! Oddio! Devi buttarlo giù. Per un misclick di merda è morto Diagonal. Mannaggia quella puttana. Gabbiani miei. Mi viene da ridere, ma prima o poi mi ci abituo. Comunque penso che lo farò, raga, perché è davvero stata una cosa stupenda. Che cazzo siete voi? Cioè, nel senso, io sapevo benissimo che non potevo passarci da qua, però usiamo volo per l'ultima volta. Evviva. Oh, che vita di merda! Coglione me che non so usare il velocizzatore, che l'utilizzo troppo. E vabbè. Allora, io direi che, raga, possiamo dare un'opportunità a Yamma Drummer. Penso che allenerò lui se ci riuscirò. Ma prima, signori miei, andiamo a fare due bellissime cose. E magari poi andiamo anche alla prossima città. Ossia, evolviamo Panzer e vediamo in chi si evolve. E poi facciamo la cattura a Spiralia. Come vi ho detto, alla baia Spiralia di catture non ne farò, per il semplice fatto che ho già semplicemente una cattura in più, fra virgolette, che sarebbe quella di devo andare a prendere la pietra al Pokémon World Tournament, perché mi sono dimenticato come un brutto idiota. Quindi, signori miei, allora, fermi tutti, devo ricapitolare. Prima facciamo la cattura a Spiralia, poi stop, vado a prendere la pietra focaia, evolvo Panzer, e se ho tempo vado anche alla prossima città. Tanto non dovrebbero esserci allenatori sul percorso, perché qui dovrebbe esserci il passaggio sottomarino, si chiama tipo così. Oddio! Oddio, l'ho chiamato! È arrivato, oddio, così dal nulla proprio. Cioè, prima faccio, oddio, il poco preferito di Luke, adesso si palesa qua. Benissimo. Allora, Ultra Ball lo catturiamo.
Cioè, sì, si fa per dire, lo catturiamo, nel senso. Allora, proviamo a fargli pugno scarica, che non dovrebbe fare nulla, in teoria. Perfetto, come non detto. Ottimo, è stato davvero un bellissimo apporto all'esistenza. Allora, nulla, signori miei, per evolvere Panzer mi tocca stoppare il video e andare a Libeciopoli, quindi ci becchiamo fra un attimo. Voglio sapere chi ha pensato fosse una buona idea quest'uomo. No, sul serio. Ah, Dio mio, ero qua da tipo un minuto a fare sta cosa. Comunque, bentornati gabbiani, signori miei, rieccoci qua. Allora, deposito subito Bisharp che ho utilizzato per volo. E andiamo a prendere Panzer per la nostra evoluzione. Tra Panzer, che era nel box morti, perfetto, proprio il luogo ideale per un Pokémon come lui che si deve evolvere. Andiamo a prendere la pietra focaia e, signori miei, qua chiudo gli occhi. Chiudo gli occhi perché io ci credo in questa evoluzione. Dove sei, stronzo? Ti prego, vieni fuori bello. Bello, ti voglio cambiato, ma figo proprio. Signori miei, voi probabilmente tra poco lo vedrete, io non lo vedrò, pensatela così, pensate quanto può essere schifoso questo mondo dilaniato da guerre e da politici bastardi e da youtuber falsi. Questo Pokémon dal verso mi sa tanto di prima gen. Ok, la gen l'ho presa, è Arbok. È Arbok, ok. Beh, non male Arbok. Penso di chiamarlo... non lo so... tipo qualcosa legato al Team Rocket. Comunque lo depositiamo subito, perché comunque non sarà lui per ora almeno il nostro membro del team. Io cercherò di vedere in cosa si evolve Yanma, ma penso che inserirò la sua evoluzione a prescindere, perché signori miei, essendo tipo fuoco, tra l'altro non ho visto luce siluro. Cosa? Me l'ero dimenticata sta cosa. Allora, fermi. Allora, ok, calma. Lo attacchi e muore. Però guardate che attacco speciale ha. Ed è a livello 30. Cioè, se vi faccio vedere, un mio Pokémon al 43 non ha quell'attacco speciale, probabilmente. Ora, constato subito, ma... no, non devo parlare al PC. Sì, che bello, è scomparso il tipo. Guardate che bella quella zona libera. Se vado a prendere John Frog, ad esempio... no, 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 no. Avrebbe l'attacco speciale migliore del nostro team con 13 livelli di differenza. Il problema è che se lo sfiori e muore, praticamente... Comunque, signori miei, allora, se non ricordo male, di qua non si può andare. O sì? Sì, ma non è di qua che dobbiamo andare, se non sbaglio, perché per raggiungere... ora, fatemi cacciare fuori la mappa. Questa zona qua al massimo la esplorerò per i cavoli miei. Per raggiungere, appunto, per raggiungere... mi pare che Forte Brezza fosse un dopo Lega. Perché noi dobbiamo andare qua in questo momento. Noi di medaglie ne abbiamo... quante medaglie abbiamo, scusami? Ne abbiamo 6, ok? Noi dobbiamo andare a Grecalopoli a affrontare il tipo. E poi a Boredupoli per l'ultima palestra. Se non sbaglio, eh? Non ho ancora finito di fare pulizie, porta un altro po' di pazienza. Ok, no, allora evidentemente, ragazzi, dobbiamo andare a nord di Spiralia. Mi sono perso qualche passaggio della trama. Ah, giusto, prima dobbiamo andare a Boredupoli e poi a Grecaropoli. Quindi, signori miei, dato che non abbiamo tempo di proseguire, questo episodio finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione e rispondete alle domande del giorno, i gabbiani miei. Noi ci becchiamo in un prossimo video.